L'obiettivo per oggi pomeriggio è vedere assieme le soluzioni del laboratorio di questa settimana e poi continuare la panoramica sui casi d'uso, vedendo gli altri aspetti un po' più di dettaglio che non avevamo ancora visto nelle lezioni precedenti. Iniziamo dal laboratorio di questa settimana. Il problema era ancora quello di andare a descrivere il modello del processo e iniziare a pensare a come identificare le caratteristiche principali dei casi d'uso. In questo caso il contesto, gli obiettivi, gli attori. Il problema da trattare è questo. Quindi, lo leggo brevemente. Quindi, dopo aver percorso 15.000 km oppure dopo un anno, l'automobile segnala al proprietario dell'auto la necessità di fare il tagliando presso un'officina autorizzata. Il proprietario può decidere di ignorare l'avviso oppure di procedere con il tagliando. E per prima cosa deve ottenere dal sito web della casa produttrice, oppure tramite il numero verde, il riferimento all'officina autorizzata più comoda. Successivamente deve prendere contatto telefonico con l'officina e fissare un appuntamento. Quando il proprietario si presenta all'appuntamento, deve procedere con la registrazione, in cui fornisce i propri dati personali ed i dati dell'auto. In base ai dati forniti viene calcolato un preventivo, quindi si concorda un orario per la riconsegna dell'auto. Al momento della riconsegna dell'auto viene comunicato il prezzo effettivo, il proprietario effettua il pagamento e l'auto viene riconsegnata al proprietario stesso. Modellare il processo descritto tramite un diagramma di attività OML, definire tramite un diagramma delle classi OML quali informazioni vengono trattate durante il processo. E terzo, definire i due casi d'uso essenziali che dettagliano le frasi sottolineate nel testo. Quindi deve ottenere dal sito web della casa produttrice il riferimento all'officina autorizzata più comoda e deve procedere con la registrazione in cui fornisce i dati personali, i dati dell'auto e in base ai dati viene calcolato un preventivo. Quindi si concorda un orario per la riconsegna dell'auto. Per i casi d'uso era importante identificare gli attori coinvolti, lo scope, l'obiettivo, il livello di questo obiettivo, abbiamo visto i tre livelli principali, summary, user goal e sub-function, e una descrizione, brief, quindi un paio di frasi, del caso d'uso. Per andare a identificare gli attori e gli obiettivi, sì, utilizza un diagramma dei casi d'uso. Iniziamo dalla prima parte, quella di modellazione del processo. E qui abbiamo una descrizione del processo utilizzando un activity diagram. Allora, il processo viene scatenato da due eventi alternativi. Il passaggio di un anno, evidentemente dall'ultimo tagliando, e oppure i 15.000 km, di nuovo evidentemente l'ultimo tagliando. Queste due alternative sono poi passate, se si verifica una o l'altra, vengono passate a un nodo di merge. Quindi in un caso o nell'altro, da una delle due
il segnale temporale oppure il segnale esterno, arriva un token. E l'automobile fa una segnalazione. Il proprietario riceve la segnalazione. Quindi questa parte iniziale dell'automobile è abbastanza generale, non troppo dettagliata, perché in realtà a noi interessa solo rappresentare il fatto che a un certo punto, quando si verificano degli eventi o uno o l'altro, viene segnalato la necessità di fare un tagliando. Gli eventi che portano a questa segnalazione sono il passaggio di un anno oppure 15.000 km. Ci interessa di più invece la parte che riguarda il proprietario, che può decidere di ignorare la segnalazione. E quindi a questo punto il caso d'uso termina. Scusate, il processo termina. Oppure non ignora la segnalazione e ottiene l'indirizzo dell'officina autorizzata. Allora, qui inizia a presentarsi il problema di quale dettaglio utilizzare. Cioè, voglio andare a identificare i due percorsi alternativi in cui il proprietario usa il numero verde o cui il proprietario usa il sito web. Se lo voglio, allora questo unico blocco deve essere diviso in due alternative in base alla decisione del proprietario che voglia utilizzare l'uno o l'altro. Ecco, in realtà questa doppia modalità è rilevante fino a un certo punto. Quindi una soluzione di questo tipo, un po' più di alto livello, andava bene, come pure andava bene una soluzione in cui c'erano i due percorsi alternativi. O qualcosa di questo tipo. Io avrei potuto mettere le due alternative, quindi uno usa numero verde, vedete che sposto tutto il resto così faccio spazio alla soluzione alternativa. Quindi l'alternativa è usare il numero verde oppure usare il sito, oppure usa il sito web. Ovviamente queste due possibilità sono alternative, non usa tutte e due o una o l'altra, quindi è necessario prima di tutto, prima di poter fare uno o l'altra, scegliere una direzione oppure l'altra con una decisione. In questo caso metto come guardia telefono, in quest'altro caso metto come guardia web.
sono in alternativa quindi o uno o l'altro. E poi qualunque delle due canali abbia usato, ricongiungo i due flussi alternativi con un nodo di merge. E a questo punto vado a fissare l'appuntamento. Allora, questi due percorsi, ovviamente così è, non è corretto il diagramma, okay? Quindi o lascio questo percorso qua, oppure questo che semplicemente ha un unico blocco che mi racchiude queste due alternative. Quindi queste sono due soluzioni alternative, questa che passa di qua e quella che passa di qua. E disegnato così, ripeto, il diagramma non è corretto, o scelgo uno o scelgo l'altro, a seconda del livello di dettaglio che voglio utilizzare. Entrambi erano corretti, quindi se in un compito d'esame vi ritrovate un caso simile, potete scegliere se mantenere un livello leggermente più alto o un po' più dettagliato. E perché in questo caso comunque l'azione era molto semplice, cioè ottenere un indirizzo. Se io devo fare delle operazioni più complesse seguendo percorso telefonico, un percorso web in cui ci sono molte azioni complicate da descrivere, beh, allora è ovvio che il livello di dettaglio più specifico deve essere utilizzato. In questo caso era un'unica azione. Quindi a questo punto, con più dettaglio o con meno dettaglio, ho descritto il fatto che ottiene l'indirizzo. L'officina a questo punto fissa un appuntamento . Ovviamente qui non ho considerato il fatto che in realtà l'appuntamento deve essere concordato, anche perché come faccio a descriverlo? Cioè dovrei scrivere un processo in cui l'officina propone una data, la passa, la comunica al proprietario, il proprietario può accettarla oppure fare una controproposta. A questo punto l'officina può accettare la controproposta o fare a sua volta un'altra controproposta che deve essere passata al proprietario, quindi dover andare a descrivere un ciclo in cui sperabilmente prima o poi viene raggiunto un accordo. Ecco, questo è decisamente a livello di dettaglio troppo specializzato. Se noi vogliamo andare a descrivere come viene fissato un appuntamento, non lo facciamo sicuramente dentro un diagramma di attività. Se per noi è molto importante sottolineare il fatto che il fissare un appuntamento in realtà non è un'attività dell'officina soltanto, ma è un qualcosa che deve essere concordato con il proprietario, possiamo andare a mettere un commento
deve essere concordato con il proprietario. Ok, questo è facile da capire. Sicuramente è più facile da capire questo che andare a descrivere tutto il processo con una serie di cicli che descrive nel dettaglio come viene fissato un appuntamento. Anche perché se noi andiamo troppo nel dettaglio rischiamo di mettere dei vincoli veramente inutili su come viene fissato l'appuntamento. Anche perché in pratica, a seconda del momento, come si telefona, fissare l'appuntamento può essere fatto in maniera diversa. Potrebbe essere il proprietario che inizia dicendo le proprie disponibilità, oppure viceversa potrebbe essere l'officina che inizia dettando le proprie disponibilità. Quindi capite che se io vado ad esaminare tutti i possibili casi, mi perdo in una ragnatela, di attività che in realtà è assolutamente inutile. Sì. Ci sta un'altra attività di Fissare l'appuntamento è proprio quell'attività lì. Se, allora, sì, se vuoi puoi indicare una fase precedente in cui il proprietario contatta l'officina, okay, ottiene il numero, l'indirizzo dell'officina in un modo o nell'altro, poi la contatta, l'officina fissa l'appuntamento. Sì, se vuoi, poteva anche essere ragionevole aggiungere un altro passo qui, del tipo contatta l'officina. Sì, in questo caso è un'attività che può essere dell'uno o dell'altro, quindi non è sbagliato metterlo di qua. Cioè, non è giusto metterlo da nessuna delle due parti perché è un qualcosa fatto in comune, per cui va bene metterlo da tutte le parti. Io l'ho disegnato di lì per andare a indicare che comunque c'è un si salta da una parte all'altra, ma a parte quello poteva anche essere messo dall'altra parte, sì. Chiaramente se tu lo metti dall'altra parte, quindi dall'altro proprietario, probabilmente descrivi l'azione non come fissa l'appuntamento, ma concorda un appuntamento, cambiando un po' la prospettiva. Però, a parte questo dettaglio, sì, poteva anche essere messo di là. Quando scade l'appuntamento, quindi c'è da aspettare del tempo. Poi questo in pratica può essere fatto in tanti modi, può esserci il proprietario che l'ha segnato in agenda, può esserci l'SMS dell'officina che glielo ricorda, eccetera, eccetera. Quindi noi questo non lo sappiamo, non è descritto. Il proprietario porta l'auto, l'officina registra le informazioni, fornisce un preventivo, definisce l'orario di consegna e prende in carico l'auto. Anche qui la registrazione delle informazioni chiaramente richiede un coinvolgimento anche del proprietario che le fornisce. Non ha molto senso qui andare a raccontare tutti i rimpalli tra proprietario e officina relativo a tutte le informazioni. Invece, se vogliamo andare a raccontare esattamente cosa succede, lo possiamo fare in un caso d'uso, perché è più adatto a descrivere questo tipo di interazione tra l'attore e il sistema in questo caso l'officina. Quindi i casi d'uso si prestano molto bene andare a descrivere
queste interazioni avanti e indietro tra attore e sistema, mentre invece un diagramma di attività permette di descrivere delle interazioni utilizzando un livello di astrazione un po' più alto. Il risultato altrimenti è qualcosa di veramente illeggibile. Quando scade la consegna, qui non l'ho messo, ma poteva tranquillamente starci un'attività del proprietario che si presenta all'officina. E quindi questo è un po' più di alto livello. Se vogliamo dettagliare un po' di più, non sarebbe stato sbagliato inserire un'altra attività, sì, presenta all'officina. E poi se si presenta all'officina comunica il prezzo. È chiaro che si presenta all'officina è un qualcosa che è relativamente poco importante, perché non è detto che il proprietario se ne vada via, potrebbe stare lì tutto il giorno, e a questo punto uno potrebbe dire: ma perché qua non ho scritto che se ne va via? Ok, quindi di nuovo è tendenzialmente preferibile restare a un livello un po' più alto, perché se entriamo troppo nei dettagli rischiamo di andare a specificare troppo. Il proprietario magari non ha nulla da fare, un pensionato, e passa il giorno seduto in officina a guardare la revisione, e quindi in realtà non se ne va, è sempre lì. Quindi ogni dettaglio in più che non sia chiaramente descritto nel problema o dalla nostra intervista, o che emerga dalla nostra intervista con il cliente, non è necessario e potrebbe essere dannoso, nel senso di fornire dei vincoli in più. Quindi l'officina comunica il prezzo, il proprietario effettua il pagamento, l'officina riconsegna l'auto e il proprietario riprende l'auto e termina il processo. Di nuovo, qui i livelli di dettaglio potevano essere più o meno ampi, ma visto la descrizione molto sommaria da cui siamo partiti, questo livello di dettaglio che vediamo qua è un livello ragionevole. Informazioni, quindi il modello concettuale. Sì. All'inizio di questo diagramma di attività, ma niente, ci dovrebbe avere messo all'inizio del processo? No, non l'ho messo. Come vi dicevo la volta scorsa, è possibile anche non mettere l'inizio del processo, ma far iniziare il processo in questo modo. È altresì corretto mettere l'inizio a questo punto, ci sarà una scelta perché il token è unico. Però capisci che se lo disegno così, sembra che io la scelta la faccia prima. Quindi
è corretto così come pure era corretto senza. Quindi sono corretti entrambi i modi. Io preferisco disegnarlo senza questo, quindi senza l'inizio del processo, ma in questo modo, in modo che sia evidente che il processo non inizia per decisione o iniziativa di qualcuno, ma perché c'è un qualche evento. Quindi non è né il proprietario di un'automobile né l'officina che decidono di fare qualcosa, ma c'è un evento, abbiamo percorso 15.000 km, è passato un anno, che scatena l'avvio del processo. Poi, se per tua comodità preferisci mettere sempre l'inizio del processo, va benissimo. Okay? In generale il processo può iniziare o con l'inizio oppure direttamente con un evento. Okay? A tua scelta. Modello concettuale. Allora, se per quanto riguarda il modello di processo abbiamo visto che c'è un po' di libertà di scelta nell'andare a scegliere l'esatto livello di dettaglio e quindi c'è più libertà, nel modello concettuale la libertà è un po' meno. Ci sono alcune scelte che sono decisamente non corrette. Questa non esiste un'unica soluzione, ma a partire da questa soluzione che vi mostro non si possono fare tantissime varianti. Per cui, ad esempio, una soluzione di questo tipo non è corretta. Allora, in generale, non è vero che le classi e le relazioni e le associazioni devono formare un percorso chiuso. Anzi, molto spesso questo non avviene. Posso capire che per motivi estetici sia più bello vedere tutte le classi in cerchio, ma di solito questo non avviene. Un altro errore che c'è qua è il fatto che il preventivo viene legato a un proprietario e a un'officina. Allora, qui i problemi sono due. Uno formale e l'altro sostanziale. Il problema formale è il seguente. Io posso utilizzare una association class come questa se data una coppia di proprietario e officina, questi avranno un unico legame. E questo nell'esempio che abbiamo visto non possiamo dire che sia vero, perché è facilmente immaginabile che il proprietario ogni anno vada alla stessa officina. Quindi
tra lo stesso proprietario e la stessa officina ci saranno più collegamenti, uno per ogni anno. Quindi l'association class non va bene, devo mettere una classe intermedia. Però questo è un problema formale, che se volete non pesa tanto in termini di voti, se vogliamo parlare di esame. Il problema sostanziale, che invece è quello più grave, è che non è che l'officina fa il preventivo per il proprietario. L'officina fa un preventivo per una specifica automobile. Attenzione a non confondere quello che è il processo in cui l'officina o la persona dell'officina parla con il proprietario e gli dà il preventivo, ma questa è un'azione che descriviamo, quindi l'officina passa il foglio di carta al proprietario. Ecco, ma noi qui non stiamo andando a descrivere che cosa succede, noi qui andiamo a descrivere quali sono i concetti. È proprio un'altra prospettiva. Ok, quindi questo è un esempio di come non svolgere questo esercizio. Quindi no. Ok? Questo è sbagliato. In realtà lo sbaglio, l'errore è qua, perché proprietario tutto sommato va bene, automobile va bene, officina va bene, ma questa associazione qua è fatta in questo modo, è sbagliata. Ripeto, il preventivo è un qualcosa che è legato all'officina che lo emette, ed è legato a una particolare automobile, non è legato al proprietario. È facile trovare un controesempio. Immaginate un proprietario che abbia due macchine della stessa marca e le porta entrambe alla stessa officina. Allora, o sono identiche, e allora magari il preventivo può essere lo stesso, ma in generale questo non è vero, quindi probabilmente il preventivo per una sarà diverso dal preventivo per l'altra. Il modello può essere diverso, l'età e quindi i lavori da fare possono essere diversi, eccetera. Quindi è facile immaginare molti casi in cui questo non è vero. Quindi molta attenzione a questi aspetti. Adesso torniamo invece a quella che è una soluzione corretta. Allora, vedete che le classi sono sostanzialmente le stesse. Ok, quindi andare a identificare le classi mi pare che non sia un grosso problema ormai, con un po' di allenamento uno ha capito quali sono i concetti. L'elemento un po' più difficile è andare a mettere le associazioni tra le classi. L'associazione tra proprietario e automobile dovrebbe essere ovvia, è molto banale. La cardinalità, ovviamente abbiamo un proprietario che può possedere uno o più automobili. E l'automobile, ovviamente, è posseduta da un unico proprietario. L'officina, ecco, poi qui perché ho messo una classe intermedia e non una association class? Per il motivo che vi dicevo prima, perché data un'officina, una particolare automobile, è possibile che esistano più legami tra
La stessa officina, la stessa automobile. Ad esempio, l'automobile viene portata nella stessa officina negli anni successivi per fare il tagliando. Quindi a questo punto quella coppia, automobile e officina, sono legati più volte. Se io metto un'association class, questo non lo posso rappresentare. Quindi l'association class prevede che ci sia un unico legame tra una officina e un'automobile. Se sono di più, come il caso che stiamo considerando, allora è necessario rappresentarla in quest'altro modo. Ora, questa non è l'unica rappresentazione, teoricamente è possibile anche fare un altro tipo di rappresentazione che è un'associazione ternaria, ma chi ha fatto base di dati probabilmente conosce l'idea dell'associazione ternaria, che è un pochettino più complicata. Non è scopo di questo corso andare a spiegarvi nel dettaglio quali sono le tecniche per andare a fare modellazione di dati. Quindi, in questo caso, la soluzione standard è questa. Se voi sapete che cos'è una soluzione ternaria e preferite usarla, fatelo pure, ma è una vostra scelta, ok? Sì. 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 Era poteva anche essere una soluzione forse addirittura migliore di questa, invece di mettere appuntamento, mettere revisione e mettere le informazioni che vediamo qua dell'appuntamento più eventualmente preventivo, il costo finale, la data. Sì, concordo, era una soluzione migliore. La struttura però resterà sostanzialmente questa. Sì, sì. Aggiungiamo le informazioni e cambiamo il significato di quella classe. Sono d'accordo. Quindi l'altra soluzione, cioè l'evoluzione di questa soluzione è chiamare questo non l'appuntamento, ma bensì revisione, e aggiungere altre informazioni che sono, ad esempio, il preventivo, il costo finale, e quant'altro volete aggiungere. Okay. A questo punto la relazione non è più fissa, ma ad esempio svolge la revisione, è un po' più corretto, e la revisione a questo punto potrebbe essere relativa alla automobile. Quindi in questo modo rappresentiamo anche queste informazioni che erano descritte effettivamente nell'enunciato del problema. Tutto quanto detto prima sul modo di rappresentarlo e poi sulle relazioni vale anche in questo caso. Quindi, in un esercizio di questo tipo io mi aspetto che voi abbiate pochi problemi a identificare quali sono le classi, pochi problemi a identificare quali sono gli attributi delle classi, che ve ne può sfuggire qualcuno, ma tendenzialmente non dovrebbe essere un grosso problema. L'aspetto qui è importante prestare attenzione sono le associazioni e come rappresentarle. Abbiamo visto come non fare,
o questa invece è una soluzione accettabile. Sì. Allora, se ho capito bene, ripeto quello che hai detto, la tua idea è di dire che in realtà questa classe rappresenta due concetti che potrebbero essere separati, quindi avere un'automobile preventivo e officina e un'automobile revisione e officina, quindi avere due legami tra automobile e officina, no? No, perché di nuovo, l'appuntamento non è del proprietario, l'appuntamento è per la macchina. È il proprietario che fissa l'appuntamento, ma questo non è un'informazione che noi memorizziamo che fissiamo un appuntamento per una particolare macchina. Poi, sapendo qual è la macchina, sai anche qual è il proprietario, perché c'è un legame tra l'automobile e la macchina, ma l'appuntamento non è del proprietario. Normalmente io fisso l'appuntamento per una particolare macchina. Allora, qui è uno a molti perché io immagino di poter avere più revisioni, ad esempio, in anni successivi. Se immagino di avere, invece di dimenticarmi il passato, allora la molteplicità che ho qui dovrebbe essere 1. Se penso di mantenere tutti i dati storici, allora quello è un Diciamo che è un po' restrittivo, ma non è un grosso problema. Ovviamente il testo è così vago che questi aspetti non sono descritti. Se nel testo ci fosse scritto è importante mantenere lo storico delle revisioni, a questo punto quel monte lì è obbligatorio. Se invece non c'è scritto l'informazione relativa allo storico, effettivamente uno può pensare che diventa il preventivo dov'è che vorresti metterlo? Sì. Sì, tutto sommato va bene, sì. È un dettaglio, sì. Tu dici faccio l'appuntamento, metto poi il preventivo, lo metto dopo, sì, sono dettagli, ma poteva anche andare bene come soluzione. Diciamo che in questo caso quella classe non rappresenta soltanto l'appuntamento, ma il preventivo più in generale. Se tu la chiami preventivo, diciamo che va bene lo stesso. È preferibile utilizzare il nome giusto. Piuttosto che un nome più restrittivo, ma concettualmente non è un grande. Terza parte dell'esercizio riguardava l'identificare i casi d'uso essenziali e andare a definire attori e obiettivi con un diagramma dei casi d'uso. Questa è una possibile soluzione. Allora,
Questo caso d'uso qui in realtà non c'è, okay? L'ho aggiunto io per completezza, se volete in questo momento lo tolgo e descriviamo in questo modo. Okay? Questa è una soluzione un po' più limitata, ma corrisponde esattamente a quello che era richiesto nel testo. Quindi gli obiettivi di quei due casi d'uso sono: uno, per il proprietario trovare l'officina, e questo è un user goal, quindi è un obiettivo che si pone il proprietario, qualcosa che per lui ha significato, ha un valore, capire in quale officina andare. L'altro caso è l'obiettivo da parte del proprietario di fornire i dati dell'auto. Questo è ovviamente un caso d'uso di livello subfunction. Perché? Perché al proprietario non interessa fornire i dati, per lui non è un obiettivo fornire i dati, il suo obiettivo è magari poter avere la revisione conclusa, ma fornire i dati per lui non ha nessun valore in sé. Okay? È funzionale a poter svolgere e far svolgere il tagliando, ma per lui non ha valore, quindi è un qualcosa di livello più basso sotto funzione. Io qui ho anche indicato un altro attore, che è l'accettazione, che è coinvolta in parte con fornire i dati. Ok. L'attore principale, il primary actor, è comunque il proprietario in entrambi i casi. Quindi in questo modo abbiamo identificato l'attore principale, i suoi goal e il livello dei goal. Quindi abbiamo iniziato a definire il contorno del problema. La soluzione, la tabella che avevo fornito, completa, potrebbe essere questa. Quindi trovare l'officina e fornire i dati dell'auto. Sono i nomi dei due casi d'uso, che corrispondono ai nomi che abbiamo messo negli ovali che rappresentano i casi d'uso. Il contesto di trova l'officina è il CRM della casa produttrice. Con i due canali, il call center e il sito web. L'attore proprietario, il livello e user goal level, e in questo caso il proprietario contatta il numero verde, in realtà o il sito web della casa produttrice, comunica il proprio indirizzo di casa e il CRM informa il proprietario sull'officina autorizzata più comoda. Okay? Quindi due frasi, abbiamo poi messo qui la terza frase che dice: in alternativa l'informazione viene trovata via web, con la stessa modalità. Cioè,
proprietario fornisce il proprio indirizzo e il sistema gli dà l'informazione sull'officina più vicina. L'altro caso d'uso, che invece è di livello subfunction, prevede che l'accettazione chieda al proprietario i dati personali, nome, cognome, codice fiscale, quelli dell'auto, e il proprietario fornisce i dati che vengono registrati dall'accettazione. In questo caso il contesto è l'accettazione dell'officina autorizzata, quindi quello è il sistema con cui interagiamo. Vi faccio notare che questo caso d'uso uno poteva anche immaginarselo al contrario, cioè con l'officina che chiede al proprietario i dati e lui glieli fornisce. Ecco, però in questo caso l'utente del sistema officina e casa produttrice non è l'officina ma è il proprietario, quindi il goal non è mai un goal del sistema o di una sua parte, il goal è un goal del nostro utente attore primario. Okay? Non è che gli utenti esistono per soddisfare un obiettivo del sistema, okay? Non siamo in Matrix, è il contrario, è il sistema che esiste e fornisce dei modi per poter soddisfare gli obiettivi dell'utente. Okay? Quindi attenzione che l'obiettivo è sempre del nostro utente o attore primario. Quindi con queste informazioni noi abbiamo identificato il quadro, i dettagli, i macro dettagli di questi casi d'uso. Il passo successivo, una volta che noi abbiamo capito qual è l'obiettivo, il contesto, quali sono gli attori, l'attore primario, eventuali attori di supporto, siamo sicuri di aver identificato il livello giusto, il passo successivo è andare a descrivere i dettagli del caso d'uso, quindi andare a descrivere lo scenario principale di successo, il main success scenario. Di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e poi andare a identificare tutte le possibili alternative e anomalie che devono essere gestite dal sistema, quindi le extension. A questo punto, dopo una pausa, torniamo a vedere come scrivere un caso d'uso negli aspetti più in dettaglio.